Carissimi amici, sono qui per parlarvi di Inter-Napoli. Purtroppo il Napoli allo stadio Meazza o San Siro, come preferite, perde per 1-0. Una partita che si presentava difficile per il Napoli e difficile lo è stata. Ma il Napoli sicuramente non meritava questa sconfitta. Certamente non meritava neanche la vittoria, ma il pareggio sicuramente sì. Invece pareggio non c'è stato, quindi il Napoli lascia 3 punti ai nero-azzurri che a questo punto cominciano ancora a crederci nello scudetto. E se ci crede l'Inter, perché non dobbiamo crederci più noi tifosi del Napoli? Questo lo dico per incoraggiare tutti coloro che tifano azzurro e per incoraggiare anche me stesso. Quindi avete visto la gara, avete visto alla fine della partita, per aver vinto per 1-0, l'Inter ha festeggiato come se avesse vinto lo scudetto. E allora niente è cambiato, perché se non sbaglio il Napoli oggi è a 5 punti dal Milan. E allora va bene così. Anche perché prima o poi una partita la dovevamo perdere, anche se questa gara il Napoli non la meritava di perdere, ma ha perso e va bene così, ci può stare. Ci può stare perché dopo una serie di vittorie consecutive in campionato e anche in Champions League, perché non dimentichiamo le bellissime prestazioni e risultati del Napoli in Champions League, finisce questo pilotto positivo del Napoli, meritatamente conquistato e immeritatamente finito con questa sconfitta. Quindi il Napoli lascia i 3 punti all'Inter, perde per 1-0. Per i singoli posso dire che sicuramente non mi è piaciuto assolutamente né Zielinski, né Anguissà, nemmeno Osimhen. Sono un po' fuori forma questi calciatori. Al centrocampo, meno male, in forma come sempre Lobotka, e naturalmente anche in difesa Rachmani, Di Lorenzo, Kim, e sulla fascia buona gara anche di Oliveira. Insomma, praticamente l'Inter ha avuto un'occasione ghiottissima, palla e porta, insomma, era meramente facile metterla dentro, e l'ha messa dentro. Purtroppo per la rabbia di noi tifosi del Napoli. L'amarezza c'è, ma non è abbastanza per smontarci, non è abbastanza per disilluderci o farci smettere di sognare. Come dicevo, il Napoli è a 5 punti dalla seconda, dal Milan, e quindi l'Inter, insomma, è ben dietro. Devo dire, ammazza ragazzi, il campionato è ripreso, finalmente, dopo un mondiale truccato, un mondiale bruttissimo, dei quali mi dovete credere, ho visto solo la finale, è stata anche una bella finale, chissà se era regolare, non lo possiamo sapere, ma ho visto anche quella del Marocco contro la Francia. Due gare ho visto. La semifinale del Marocco contro la Francia, sicuramente c'erano 2 rigori a favore del Marocco, ma lasciamo perdere. Dopo il mondiale squallidissimo è ripreso il campionato, è ripreso come era finito, per esempio con la Juventus, che quando gioca fa veramente ridere i polli, ma poi con la solita sfacciata fortuna al 90° riesce a battere una bellissima Cremonese, che sicuramente avrebbe strameritato il pareggio, se non anche la vittoria. Invece, come al solito, Juve fortunate. Tra parentesi, poi aspettiamo sentenze e compagnie altre, ma poco ci frega della Juve, anche se ha 7 gare vittoriose consecutive. Poco ci frega dell'Inter, l'unica che è dietro di noi è il Milan, ma sta ben larga a 5 punti. Quindi abbiamo perso, ma niente è cambiato.
cambiato, invece di 8 siamo a 5, cerchiamo adesso di pensare alla Juve, pensiamo di batterla e ritornare un'altra volta il Napoli che abbiamo lasciato prima dei mondiali, perché il Napoli, anche se ha perso, ha dimostrato che c'è, ha dominato la partita in lungo e in largo contro l'Inter. L'Inter è stata leggermente più fortunata del Napoli. In chiusura il Napoli poteva anche pareggiare la gara, così non è stato, non è stato abbastanza fortunato, va bene anche così. Quindi con la vittoria, con il pareggio e anche con la sconfitta, al di là di qualsiasi risultato, sempre solo Forza Napoli, squadra e città.